Siamo tornati per la finale, terzo, quarto posto. Vengono presentate adesso le coppie Seregni Giumelli da una parte in tenuta orange, dall'altra parte invece Benzi e Martino, le due coppie che sono uscite sconfitte dalle rispettive semifinali. Adesso però possono giocare per il terzo gradino del podio. Eccolo qui presentato proprio Matteo Martino e poi Davide Benzi, che viene annunciato proprio ora dallo speaker, fa il suo ingresso in campo, tenuta bianca come hanno avuto per tutte le altre due partite che hanno disputato, canotta orange invece per Sergio Seregni e poi Riccardo Giumelli, che viene applaudito a gran voce da parte di tutto lo stabilimento Fantini Club. Viviamo quindi assieme questa finale, terzo, quarto posto. Io, Eugenio Bertone, insieme a Marco Ghironi e nuovamente il nostro ospite, ormai una presenza fissa, Paolo. La prossima volta sappi che ti presenti da solo, perché sei ormai una presenza fissa, quindi nel caso preparati che entri con noi. Vabbè, magari ne riparleremo magari a Catania. Ci mancherebbe. Allora siamo alla finale, siamo terzo e quarto posto ovviamente, però una posizione importante sarà da decretare in questo momento, che sia terzo che sia quarto posto. Siamo partiti in questo momento e partiamo con Giumelli, che conquista il punto col tocco a muro. Beh, diciamo innanzitutto che Davide e Matteo, quindi Benzi e Martino, hanno sicuramente avuto una partita forse un pochettino più lunga, neanche più combattuta, perché ci ricordiamo benissimo la semifinale con i fratelli Manni, che hanno appunto disputato Seregni Giumelli, che sicuramente saranno forse un pochino più riposati, e questo può giocare molto a vantaggio appunto della coppia in canotta orange. Infatti vediamo subito già sul 2-0 subito un bel attacco di Giumelli, ora questo colpo di seconda intenzione di Seregni, che sicuramente danno segno di freschezza atletica. Proprio Sergio Seregni che va al servizio, coppia che si è arresa in quello che era un po' il remake della finale di San Teodoro ai fratelli Manni. Hanno avuto la meglio i fratelli Romani qui a Cervia, fratelli Romani che vogliono bissare il successo dello scorso anno. Lo potranno fare, ci potranno provare quantomeno nella finale che avrà luogo fra poco. Intanto l'ace di Seregni per il 3-0, qua forza qualcosina ancora in battuta, ma se lo poteva permettere. 3-1 si muove anche il tabellone della coppia in bianco, con Martino ora che va a mettere il pallone in gioco. Potente però sulla rete, con forse una forzatura di troppo in questo momento, però è forse più per il carattere che per il messaggio che vuole lanciare con questo tentativo. Sì, abbiamo regalato un punto agli avversari, però bisogna rischiare di più, bisogna osare, bisogna forse svegliarsi dopo la pausa. Beh, sicuramente la battuta può essere una bella chiave di volta per Benzi e Martino, nonostante, ripeto, anche di là Giumelli abbia al suo arco la freccia della battuta, che sicuramente ha messo in difficoltà più volte i giocatori anche prima nella semifinale. Sicuramente non penso che partano già battuti Benzi e Martino, assolutamente, anche perché a questo livello ormai, voglio dire, si stanno giocando una posizione di prestigio oltre ai punti, che però in questo caso vengono ormai in secondo piano, perché una volta arrivati qua si può sempre cercare di arrivare sul podio. Oltre ad aver giocato una partita in più, Benzi e Martino hanno contro di loro il fatto di aver giocato l'ultima semifinale, quindi meno tempo a disposizione rispetto a Seregni e Giumelli, che invece sono sì anche loro stati eliminati, però con un'oretta d'anticipo, vista anche la durata della partita tra Benzi e compagno contro invece l'altra coppia finalista Casa dei Fico Secco. Ebbene, questo potrebbe avvantaggiare ancora di più Seregni e Giumelli, che sono avanti 5-3, hanno iniziato a creare un break anche però Benzi e il proprio compagno, che mette a segno un bellissimo colpo. Matteo Martino sorride anche da terra. Beh, sicuramente è un colpo abbastanza fortunoso, diciamo, perché probabilmente l'intenzione di Giumelli forse non era proprio quella di giocarla sulla mano di Martino.
però sicuramente Matteo ha appunto aspettato fino all'ultimo, poi ovviamente è riuscito a dare, visto anche le sue lunghe leve, è riuscito a dare un colpo, quel colpo che gli ha permesso di accorciare la distanza. Bravissimo qua Sergio Seregni invece ad arginare appunto il tentativo che si è fermato solamente in fase primordiale di Matteo Martino, non è riuscito ad allungare le braccia come fa di solito, non ovviamente a murare perché era troppo lontano dalla rete. Adesso dovranno difendersi da questa battuta che poi in seconda battuta, al secondo tempo, secondo tentativo, Sergio Seregni di nuovo piazza il punto numero 7 del set per il suo team. Beh, qui forse Martino ha voluto osare un pochino troppo, nel senso che questa comunque era una palla abbastanza bassa, non è comunque saltato per attaccare forte, e comunque Seregni, lo ricordiamo, è comunque un gran muratore. Ravvisata l'invasione. Doppio tocco. Sembrano essere un po' demoralizzati, non so voi, Martino e Benzi. Beh, indubbiamente, voglio dire, la sconfitta è stata cocente sicuramente contro Casa dei Fico Secco, però vorrei anche ricordare che comunque non hanno perso assolutamente contro i primi minuti, ma contro gli ex campioni italiani, voglio dire, giocatori che fanno stabilmente anche tornei di livello internazionale. Quindi voglio dire, una partita che si era indirizzata subito in favore di Casa dei Fico Secco, e che però loro sono riusciti a ribaltare e comunque sia giocarsi fino agli ultimi due punti del tie break. Quindi voglio dire, questa è una coppia che lo ricordiamo, insieme da poco più di una settimana, quindi voglio dire con una prova di carattere notevole, perché ribaltare un primo set giocato maluccio, o meglio in cui hanno patito tanto la potenza e la superiorità in quel set degli avversari, poi nel secondo si sono tirati sulle maniche, sono riusciti a vincere, andare a tie break, e hanno avuto, insomma, hanno dato filo da torcere agli avversari. Poi forse la superiorità è più che altro l'esperienza, e come dicevi tu, non sono collaudati ancora come coppia, giocano insieme da poco, c'è bisogno di tempo, e questo in tutte le cose, soprattutto se giochi con una coppia esperta. Magari se giochi con una coppia di caratteristiche tecniche non così elevate, te la puoi anche cavare. Quando giochi con Fico Secco e Casadei, puoi essere poco collaudati, lo paghi. Beh, assolutamente. Poi voglio dire, oltre alla già comprovata e rodata esperienza della coppia, chiamiamola di casa, perché comunque Paolo è qui di Ancona, quindi voglio dire, sicuramente più vicino a Cervia di Davide o Matteo. Quindi voglio dire, assolutamente. Poi ripeto, secondo me comunque sarà anche importante sia per Davide che per Matteo non portarsi dietro scorie di comunque una partita che devono aver bene in mente, che è stata sicuramente alla loro portata per quello che è stato dal secondo set in avanti, e che come tutte le partite adesso in questa fase finale è sicuramente anche questa finale, terzo o quarto posto, è sicuramente alla portata di tutti e quattro gli atleti. Voglio dire, hanno dimostrato in tutto il loro percorso in questa tappa di poter dire assolutamente la loro, e se quando si è perso, e lo testimoniano appunto le due semifinali, hanno perso entrambe le squadre di 2 punti a 7, quindi stiamo parlando proprio di un livello altissimo, dove un paio di palloni fanno la differenza. Le lunghezze a favore della coppia Orange sono 4, ma nulla è perduto, perché i muri, mi viene in mente una delle armi di Martino, possono diventare letali poi ai fini del risultato. Guarda, bellissimo questo recupero con cui ci ha deliziato Giumelli, poi però è arrivata la stoccata decisiva di Martino per l'11-8. Si avvicinano sempre di più, andrà proprio in battuta il numero 1 del suo team, che però non riesce ad andare a muro. L'aveva chiamato prima il murone. Sembrava avuto un effetto ottico, sembrava quasi che la palla non avesse superato la rete, e invece il tocco c'è stato, e come, e siamo 11-9. Ha impattato bene su questa diagonale Matteo. Ovviamente stanno continuando a cercare Seregni. Mi pare di capire anche un giocatore comunque molto umorale, Matteo Martino,
viste anche le reazioni al termine di ogni punto, si carica, si sgrida, è un modo anche di giocare con la psicologia del compagno e degli avversari. Beh, sicuramente, voglio dire, passionale, nel senso che comunque poi sì, un morale non in senso negativo. No, no, certo, assolutamente. Diciamo che, come diceva anche all'inizio, quando ho fatto la prima partita, quando ho avuto il piacere di commentare la prima partita che hanno fatto Davide e Matteo, sicuramente tutto sta, o la maggior parte di tutto sta nelle mani proprio di Matteo, nel senso che lui è croce ed elizio di se stesso, quindi, e anche ovviamente può essere degli avversari, perché nel momento in cui magari entra tra virgolette nel tunnel magari dell'errore, magari gli avversari possono, soprattutto due avversari esperti come Zunelli e Seregni, possono sicuramente portare magari punti alla loro causa. Lo diceva prima Riccardo Fenili durante il commento della seconda semifinale: Matteo può beneficiare di questa sabbia molto dura perché chiaramente permette di saltare meglio, ricorda un po' il pavimento dell'indoor rispetto a una sabbia invece molto più molle, e questo fa il gioco di Matteo, con un giocatore esplosivo che dal punto di vista dell'indoor ha pochi rivali nel beach volley, e lui gioca in quel modo, quindi questo potrebbe essere anche una chiave di lettura in questa finale terzo quarto posto. Beh, senza dubbio, però più che altro io vedo questo aspetto, che ovviamente condivido assolutamente condivido l'opinione del Conte Fenili. Però magari più che altro su quello che è la fase di break, assolutamente, perché comunque abbiamo visto difficilmente viene cercato in battuta dalle coppie in generale, a meno che ovviamente non ci sia dietro una strategia di gioco di una correlazione muro difesa particolare studiata apposta per arginare un giocatore come Matteo, che comunque sia anche di fronte a cotante scelte può tranquillamente tirar fuori un pezzo, non sicuramente voglio dire un pezzo assolutamente d'autore, assolutamente, perché a colpi, altezze, salto, come ripeto, che hanno veramente in pochi. Adesso invece hanno in pochi questa prontezza come quella di Stefano, di Davide Benzi, che va ancora una volta a trovare perfettamente il lato scoperto del campo avversario e piazzare 12-14. Sì, diciamo che un pochino forse sembra essersi invertita la tendenza, nel senso che nonostante Giumelli e Seregni siano ancora avanti nel punteggio, adesso sta venendo fuori molto, molto bene anche la coppia Benzi-Martino, che forse all'inizio set ha un po' subito, magari aveva ancora nelle gambe tutta la fatica patita in precedenza. Torneo pazzesco quello di Davide Benzi, comunque, perché non è facile giocare un beach volley ad alti livelli quando il fisico non ti ha dotato di centimetri, questo è un dato di fatto, e sopperisci tutto quello con un'esplosività nelle gambe pazzesca, con una lettura tattica davvero veterano e dei numeri che sono simbolo di talento. Tu che lo conosci in quanto conterraneo, lo conosci molto bene, ci puoi descrivere un po' meglio anche che persona è questo Davide Benzi, così protagonista qui a Cervia? Beh, innanzitutto Davide è un ragazzo che è venuto fuori, diciamo, non dico da solo, ma quasi, nel senso, comunque ha una grandissima passione per il beach volley e voglio dire ha scelto proprio di abbandonare proprio la pallavolo indoor, dove ovviamente ha cominciato, per appunto seguire questo sport bellissimo per lui che è appunto il beach. E lui ha iniziato con appunto la selezione regionale al trofeo delle regioni, dove in coppia con Alessandro Assalino ha, se ricordo bene, non vorrei dire ora una stupidaggine, mi pare si sia piazzato al terzo posto, se non vado errato, qui chiedo umilmente perdono in anticipo se posso aver detto una stupidaggine, però assolutamente è un ragazzo che poi comunque, voglio dire, si allena sempre anche con i vari ragazzi che appunto fanno il circuito qui del campionato italiano, come Claudio Barlassina, Emiliano Giglioli, Gabriele Ghiga, comunque
tutti i ragazzi che sono, che possono comunque garantire, assicurare comunque un tenore tecnico di allenamento che diciamo è raro comunque poter avere sparring partners che sono più o meno tutti sul livello del campionato italiano. 17-14, tre lunghezze adesso di vantaggio per Seregni e Giumelli. Qua è incredibile perché a muro il pallone sembrava destinato ad andare fuori, invece è piombato dritto per dritto sul nastro che delimita il campo. Quindi punto conquistato da Seregni, arriva anche l'applauso perché colpi come questi fanno sicuramente piacere agli occhi e anche allo spettacolo, perché dal punto di vista tecnico stiamo assistendo a tantissime partite validissime. Qui valuta benissimo Benzi il pallone lungo e conquista il 15° punto per il suo team. Sono 18 però quelli degli opposti, quindi già 3 punti possono essere non irrecuperabili, però serve tanta concentrazione e tanto impegno. Beh, sicuramente siamo in una fase molto calda del set, siamo, voglio dire, ora sul 19-15 appunto per Melli Seregni, che forse hanno un attimino riaccelerato nella fase precedente, laddove invece Benzi e Martino hanno un pochino subito così il ritorno degli avversari. Qua decide di puntare forte sul proprio servizio sua maestà Riccardo Giumelli. Sale sul trono adesso il parmigiano, medico, fisiatra, unito lavoro e sport, quella che è la sua passione. Lui campione italiano proprio con Riccardo Fenilli, che abbiamo avuto ospite nella partita precedente nel 2009, poi nel 2011 anche la medaglia al valore sportivo proprio per quel successo 2 anni prima. Gli tocca muro e quindi concede il valore del dubbio agli avversari, quindi avranno ancora qualche punto a disposizione per continuare a crederci, però siamo sempre sotto set point e lo saremo ancora per 4 punti, anzi è finita qua perché ci pensa Riccardo Giumelli a chiudere il primo set di questa finale, terzo e quarto posto, 21-19 primo parziale. Diciamo comunque che questo primo set si è visto forse già dall'inizio un pochino quale sarebbe stato l'andamento, nel senso con Giumelli, Seregni molto, molto sicuri appunto delle proprie tattiche, di proprio correlazione muro-difesa, e forse in questo momento secondo me hanno la coppia Benzi-Martino ancora qualcosina secondo me da poter dire, nonostante questo primo set un pochettino controllato diciamo dall'inizio da appunto la coppia in Canotta Orange. E credo che secondo me potremmo assistere a un secondo set più combattuto, poi ovviamente il pallone è rotondo come si suol dire, quindi non si può già dire quale coppia potrebbe essere avvantaggiata o meno, però ripeto, credo che ci sarà ancora battaglia questa centrale qui di Cervia. Il limite della coppia Benzi è stata certamente l'inizio, è lì che hanno patito tanto e lì poi non sono più riusciti sostanzialmente a rientrare, hanno accorciato molto, però quando inizi male ti puoi riprendere, però o l'avversario sviene tra tante virgolette oppure diventa dura. Beh, sicuramente sono due giocatori, Giumelli e Seregni, che non sono minimamente benevolenti per quello che concerne il lasciare punti, concedere punti facili agli avversari, ma voglio dire, non sarebbero qui se no, voglio dire. Qua sbaglia all'improvviso Riccardo Giumelli, che ha cercato uno scavetto oltre la rete. Il problema è che deve aver colpito male e ha trovato proprio la rete. Diciamo che a differenza del primo set, adesso la coppia in bianco è sicuramente rientrata molto meglio, perché il problema è stato all'inizio ma anche un po' alla fine, mentre avevano fatto molto bene la fase centrale del primo set. Adesso vediamo
se riusciranno a essere più continui. Qua meraviglioso lo sforzo di Martino, concedono la free ball, però sicuramente sperano ancora di poter ribaltare la situazione. E lo fanno con Benzi qua, bravissimo a tenerla in gioco. E poi non trova però il punto del 3-0. Un insieme di bellezze, Paolo, perché prima il colpo in shot line di Riccardo Giumelli, il salvataggio pazzesco di Benzi che chiude sempre l'angolo, anticipa sempre la lettura dell'attacco, altrettanto ha fatto Matteo Martino per tenere viva quella palla, poi anche dall'altra parte si sono scatenati, poi lo scambio è durato parecchio, però che giocate ragazzi. E anche qua esce dal contesto Martino. Abbandona l'accetta da Boscaiolo per scegliere il fioretto. Qua ha giocato proprio un cut assolutamente pregevolissimo, come appunto abbiamo detto, a un'altezza di colpo tale che può concedersi qualsiasi pallone, su sia la botta forte come abbiamo avuto modo di ammirare in precedenza, sia queste palle che lasciano anche un difensore come Giumelli al suo posto. E siccome poi la botta potente sotto rete non ha il copyright, rischi anche che te la copino gli avversari. Così è stato in questo nuovo scambio. Qui sbaglia la battuta a sorpresa un po', per comunque la sua caratura Giumelli, e regala un'altra battuta. Una delle specialità della casa di Riccardo Giumelli, mettere sempre a segno battute molto velenose e saper sempre scegliere quale battuta attuare in base all'avversario, al momento, alle caratteristiche. 4-2, pardon, 5-2 più 3 per la coppia che ha perso il primo set e quindi virtualmente potrebbe andare al tie break più 3 punti. Poi diciamo anche che in questo caso sia Giumelli che Seregni stanno comunque adottando una tattica che finora contro Benzi è stata adottata dalla maggior parte degli avversari, che è tenergli la battuta corta in modo tale da togliergli un pochino di rincorsa, visto che comunque lui è un giocatore che si allarga molto e quindi per essere così esplosivo forse non riesce a giocare sempre solo la palla forte, come invece ha fatto in questo caso recuperando sullo shot line. Possiamo dire che il punto di Benzi vale doppio per quello che ha fatto prima sull'attacco di Giumelli. Come in questo caso però una volta ci può abboccare Riccardo Giumelli, il secondo no, ha scelto la parallela Benzi come se nessuno l'avesse visto, è scappato come un gatto in anticipo e poi ha sorriso chiudendo quel punto. Beh, credo comunque che più o meno la tattica di Matteo e Davide sia comunque improntata su questa finta sia in difesa che a muro, che lasci in modo a Davide di coprire la parallela con il colpo difensivo. Apre le mani Sergio Seregni qua. Sergio è andato veramente a prendere un punto molto importante, perché non è facile evitare il money out che aveva preparato appunto Benzi, però è stato veramente molto molto bravo e conferma la sua crescita a muro a livelli molto molto alti. Qui Benzi ancora tira fuori l'asso, il carico pesante, riesce in un altro suo marchio di fabbrica, perché comunque gli abbiamo visto fare molte volte in tutte queste partite che abbiamo avuto il piacere di commentare, e sicuramente in questo torneo possiamo dire che oltre a livello giovanile dove si era già fatto un nome, oltre comunque agli inizi, adesso forse questo torneo, ma magari proprio questa stagione, può consolidarne la maturità acquisita. Beh, senza dubbio arrivare ai primi di agosto appunto con un nuovo compagno è sicuramente importante, perché comunque voglio dire ci sono sicuramente delle aspettative non da poco su appunto questa coppia, anche perché sono figlie di un torneo che veramente li ha visti se non protagonisti assoluti, perché non vorrei assolutamente togliere del merito appunto a tutte le altre coppie che fin qui sono arrivate e anche quelle, anche le coppie che sono uscite in precedenza, però voglio dire assolutamente anche sui social, sui vari siti specializzati, già comunque si parla di questa coppia
proprio sorpresa, che a mio modesto avviso non è poi così tanto sorpresa, proprio perché Matteo, ripeto, lo conosciamo tutti e se si può dire tutto di lui, mentre invece Davide è stato forse un pochettino sottovalutato magari dagli addetti ai lavori, in quanto magari non dotatissimo fisicamente, in altezza, però sta dimostrando di essere assolutamente uno dei difensori più in forma in questo momento, assolutamente a livello del campionato italiano. Rimangono comunque in vantaggio 9-6, 3 punti dividono Giumelli Seregni e Benzi Martino. Proprio quest'ultimo prova a sorprendere Giumelli, ma ce n'è bisogno di esperienza per eludere il parmigiano, che poi va al settimo punto. E questo è un colpo da maestro qual è Riccardo Giumelli. Sì, sì, senza dubbio questa palla di seconda, questo attacco di seconda non sta portando forse i risultati sperati per la coppia Benzi Martino, in virtù del fatto che comunque Martino sta giocando questo colpo di nocche forse un pochettino magari forzato rispetto a magari preparare un'alzata appunto per Benzi. Ovviamente c'è sicuramente una tattica, se lo stanno anche credo spiegando in questo momento, che magari Matteo vorrebbe un pallone un pochino più alto, un po' più morbido, in modo tale da poter sfruttare tutta la sua altezza e la sua potenza, che voglio dire sono state ben manifestate anche in precedenza. Adesso vediamo se ce ne dà un'altra dimostrazione. No, decide una battuta un po' più contenuta, però non si contiene a sua volta l'avversario, che Giannulli va anche a tenere in campo questo pallone, cerca un cut shot che però viene ben neutralizzato da Benzi, e poi un altro fendente che si infila morbido sul terreno opposto. 11-7, continuano la loro opera di logoramento Benzi e Martino. Davvero ottimo questo adesso. Allora siamo al break chiamato dalla coppia in orange, che stava soffrendo particolarmente. Abbiamo visto un paio di scambi non brillanti, stavano rientrando piano piano in gara, ma poi è arrivata la classe e la potenza fisica soprattutto degli avversari. Beh, sicuramente stanno leggendo molto bene sia Amuro Martino, che sta coprendo molto diciamo la zona, chiamiamola preferita forse da Giumelli, che è questo appunto questo lungolinea, e quindi dà modo magari a Benzi di arrivare sotto il pallone e riuscire a ricostruire in maniera magari composta. Sì, applausi di incoraggiamento per gli atleti che rientrano in campo con Matteo Martino pronto a servire sull'11-7 per la sua fazione. Ben ricevuta da Giannulli, che poi prende il tempo, ma il tempo migliore è sempre il suo, quello di Martino e del suo muro, affidabilissimo ogni volta. Beh, nuovamente abbiamo visto appunto come Matteo stia andando proprio a coprire, cercare di tarpare proprio quel colpo a Giumelli, che lo ha sfruttato molto molto bene. E purtroppo poi arriva l'errore al servizio, magari non forzato, forse un errore un pochettino gratuito, perché per fare la palla corta diciamo che ha regalato un punto agli avversari che forse non ne hanno così tanto bisogno, ecco. 8-12, 4 lunghezze, servizio Riccardo Giumelli, sempre palla velenosissima su Davide Benzi. Ci pensa però il suo compagno Matteo Martino, 13° punto. Adesso siamo al time out tecnico. Vedi, riescono adesso a giostrarsela meglio, anche a prevedere le azioni degli avversari. In questo caso Martino dubito abbia proprio cercato il campo, credo avesse cercato proprio la deviazione a muro e ha calcolato bene la potenza in modo tale che il pallone finisse esattamente
fuori dal campo, quindi più lucidità, più concentrazione e forse anche un leggero cambio di strategia, non solo fisico ma anche un po' di tattica in più, che sicuramente non fa mai male in queste fasi della partita, in questo momento, perché siamo tardo pomeriggio, la giornata è stata molto molto lunga per entrambe le coppie e un po' a livello di tempra si paga sicuramente. Beh, quello senza dubbio, anche perché voglio dire, per riuscire a venire a capo comunque di una situazione che nel primo set non li ha visti appunto protagonisti, ma quasi diciamo comparsare quasi, e invece adesso si stanno un attimino rimettendo nell'ordine di idee di fare cose ordinate e soprattutto di sbagliare meno dell'avversario, perché sembra un'ovvietà, però purtroppo chi sbaglia meno, purtroppo o per fortuna a seconda dei casi, la porta a casa, come in tutte le discipline possiamo dire. Esatto. Però in uno sport come il beach volley questo è un elemento, un aspetto che rimane, risulta ancora più evidente. Evidente il money out giocato da Sergio Seregni sulla mano destra di Matteo Martino, una diga che molto spesso viene superata e arginata con questi money out. Beh, diciamo che questo comunque un colpo di seconda, anche se era abbastanza leggibile, forse diciamo che Matteo ha cercato forse più l'altezza che non l'invasività. Adesso sul punto di battuta Seregni, nuovamente dopo questo tocco a muro fuori, però anche in questa occasione di Martino, andiamo su chi deciderà di battere Seregni, va proprio su Martino che adesso va a schiacciare anche e non si fa ripetere due volte dove mettere il pallone, lo fa arrivare un po' ovunque dopo il rimbalzo e poi soprattutto le termina il 15-10 per il suo team. Ancora lui a battere, vediamo cosa sceglierà. Si avvicina allora il secondo tie break per la coppia attualmente in bianco. Mancano però ancora tanti punti da segnare in questa seconda contesa. Anche qua Gianelli non è riuscito a trovare il lato giusto, è stato preso forse un po' di fretta con il pallone che era rimasto alto e poi non è riuscito a sua volta a mirare nella giusta posizione. Stavolta direi che ha fatto il suo, Martino lo tiene in campo, ora tocca a Benzi fare la sua parte, gioca col muro, lo fa molto bene, vince lui lo scambio, 17-10. Beh, ha fatto una grande difesa su, praticamente la palla era quasi per terra, è riuscito a recuperarla con un gran colpo di reni e comunque gestire il pallone sul muro con una palla che arriva da molto in alto non è mai facile, soprattutto contro un muro forte come quello di Sergio Seregni. La difesa ad una mano pazzesca di Davide Benzi, che si sta dimostrando un giocatore da un cuore immenso prima di tutto, da una condizione fisica pazzesca, perché sta correndo tantissimo, tanti salvataggi e una continuità di rendimento altamente positiva. Questo non può che facilitare il tabellone a favore della sua coppia, 18-10 più 8 per gli uomini in bianco. Direi che il tie break, Eugenio, come hai anticipatamente detto tu, è molto vicino. Vediamo adesso come se sono d'accordo con te, se ti hanno sentito, vediamo se sono d'accordo Giumelli Seregni. Non credo siano d'accordo. No, credo proprio di no, se no ci sarebbe qualcosa che non va comunque. No, beh, assolutamente, comunque anche loro stanno dimostrando di essere come prima nella fase centrale del set, Benzi e Martino che sono rientrati, comunque non stanno assolutamente abbandonando soprattutto di testa e qua Giumelli, ragazzi, va a pescare un ace veramente. Ti ha risposto Marco. Chiedo scusa io se mi senti. Comunque è andato a pescare un ace che, come abbiamo detto, stavolta ha forzato il servizio spin anziché eseguire magari una palla float come ha fatto in precedenza. Si salva molto bene. E qua cosa non ha fatto Riccardo Giumelli, e lo chiude lui questo scambio, un ace, un salvataggio, gioca con il muro di Martino, 18-13 e sono solo 5 punti, tantissimi però occhio, infatti arriva il timeout chiamato da Martino e Benzi, che hanno
giustamente, capito il momento di difficoltà, cerchiamo di rompere il ritmo, staranno pensando, e poi vediamo che succede. Interrompere la positività in battuta, soprattutto a un giocatore che ne fa la propria, una delle proprie armi, come Giumelli, che comunque sia anche, come dire, sempre tornando al discorso dell'aspetto psicologico nel beach, galvanizzato da un ace molto difficile, perché comunque è una battuta che in diagonale va a prendere, va a pizzicare proprio l'incrocio delle righe, sicuramente ti può galvanizzare, e come ha fatto subito dopo è andato a salvare quella palla sullo shot e a chiudersi il punto, voglio dire, quindi sa esattamente la coppia in canotta bianca, sa esattamente che se non interrompe appunto il gioco può veramente rischiare la rimontata da parte appunto di Giumelli e Sereni. 18-13, vuole la rimontata. Il medico di Parma lo aiuta il nastro, ma la fortuna aiuta solamente gli audaci e i talentuosi, aggiungerei. 18-14, meno 4, 3 punti di fila, attenzione. Molto importante questo break che stanno creando Giumelli e Sereni. Adesso ancora Giumelli, vediamo se riuscirà a replicare. E mette ancora in difficoltà Benzi, poi si salva Martino, deve regalare una fribola agli avversari, ovviamente alza tanto il pallone per rendere più difficile la difesa di Giumelli. Il muro di Martino, c'è stata un'invasione e il punto è ancora per Giumelli e Sergio Sereni. 15-18. Sempre attenti, sempre pronti. Qui adesso veramente sta venendo fuori tutta la consapevolezza nei propri mezzi di Giumelli e Sereni, che hanno accorciato veramente tanto questa serie. E qui ancora Giumelli va a prendere una riga, stanno veramente stragiocando assolutamente. Ma sta facendo tutto Riccardo Giumelli, una serie di battute decisive, un salvataggio ha fatto sull'attacco di Martino pazzesco, e poi ha portato a casa il punto numero 16. È lui che sta guidando questa remontade, c'è quasi riuscito. Adesso forse ha forzato un po' troppo, però ci può stare, ha fatto 5 punti di fila, non vado errato. 19-16, ora sei lì comunque. Sì, sì, assolutamente, ma più che altro, più che a livello, diciamo, numerico, è andato proprio un pochino anche a scalfire quelle che sono le certezze, le sicurezze anche di una coppia che stava praticamente portandosi a casa già il set con una forbice abbastanza ampia. Ora tocca a Benzi però macinare qualche punto. Martino ci riprova, spara proprio addosso al rivale, però Giumelli che non si fa pregare, poi però Martino due volte non difficilmente c'è, manca il bersaglio, e stavolta si guadagna il primo set point di 4 disponibili per arrivare al tie break. Set point. Beh, assolutamente, forse è stato, si è fatto un pochino ingolosire da questa palla che gli è capitata proprio davanti. E qua si è fatto ingolosire come Sergio Sereni. Qua Martino ha voluto ampliare la sua, diciamo, la sua ombra a muro aprendo le braccia, e Sereni non ha fatto altro che cogliere il suo invito e tirare proprio forte in mezzo, laddove ovviamente né Benzi né altri avrebbero potuto difendere quel pallone. Ma molto bene ancora la ricezione Sereni, che va poi a chiudere lo scambio col compagno. Ora Martino, poi Benzi, ancora Giumelli, meraviglioso, sale più in alto, gioca col nastro, 20-18, è solo rimandato? Diciamo che non sto vedendo in questo momento Matteo carico come prima a muro. Sicuramente anche un giocatore della sua potenza fisica, alla fine siamo quasi a fine giornata, quasi a fine gare, sicuramente può risentire della stanchezza. Ciò non toglie che ovviamente Giumelli e Sereni stiano guidando una rimonta veramente, questo del miracoloso, però questo salvataggio veramente meritano il punto per quello che hanno fatto,
ma il muro di Martino sorride. 21-18, si va al tie break, però gli applausi sono per cosa, per quello che hanno fatto Riccardo Giumelli e Sergio Seregni, sono immolati. Abbiamo parlato oggi di voli alla Batman, alla Superman, ecco, qualcosa del genere, perché è andato a prendere un qualcosa di impossibile per gli altri, per loro no. Ma ripeto, qui ormai, nel senso, i giocatori poi ovviamente a lungo andare comunque un po' iniziano a conoscersi, e forse questo può anche aiutare a volte le scelte che si fanno a livello di coppia. Stiamo parlando sempre di quello che soprattutto nella fase break è importantissimo, che è appunto la correlazione muro difesa, che ha dato comunque parecchi punti anche appunto in questo secondo set a Giumelli e Seregni, laddove Martino e Benzi hanno un pochettino alzato il piede all'acceleratore. Diciamo che loro sono quasi rimasti in attesa di vedere appunto se la coppia Orange fosse veramente convinta di quello appunto che stavano costruendo. E ovviamente, voglio dire, e per fortuna a questo punto per la coppia Benzi Martino, sono riusciti a mettere un freno, diciamo, a tutto quello che è stato questo grande ritorno di Giumelli e Seregni. Le energie non sembrano finire in casa Benzi e Martino, perché prima un tie break perso nella semifinale, adesso un altro tie break dopo aver perso sempre il primo set, quindi una prova di carattere, segno che questi due ragazzi non si perdono mai d'animo e riescono nel secondo set magari a riaggiustare una partita che sembrava ormai, insomma, sembrava premiare gli avversari. Ricezione sbagliata, ace di Sergio Seregni, che va proprio a pescare nella zona di competenza, la zona di conflitto. Si scontrano praticamente tra di loro, Martino e Benzi. 2-0 piazzato da Seregni Giumelli. Vediamo se riusciranno a dar continuità a questo break, che potrebbe essere molto importante. La risposta è negativa, perché la battuta non supera, non si avvicina neanche in realtà proprio al nastro della rete. Diciamo che passa sotto, e qui come il buon Bitto ci ricorda, le pallavolo indoor sarebbero state le canoniche paste, ma voglio dire, sicuramente un errore figlio della stanchezza e non certo voluto, anzi tutt'altro, proprio perché ci stanno abituando. Guardate anche questo scambio, veramente uno qua. Scambio di livello altissimo. Scambio vinto da Benzi e Martino, 2-2, hanno annullato i due punti che li separavano a inizio tie break. Poi, tornando al discorso di prima sul grande cuore di entrambe le coppie, perché voglio dire, hanno perso il set precedente, ma voglio dire, il primo set l'hanno perso e sono rientrati. Comunque sia, anche Giumelli e Seregni hanno fatto altrettanto, ovviamente magari con sorte diversa, perché comunque l'hanno poi perso il secondo, però comunque non sono assolutamente domi e hanno tutta questa voglia, questa passione, questa voglia di non far cadere il pallone fino all'ultimo, e questo sicuramente è anche uno degli aspetti più belli anche dal punto di vista televisivo e per il pubblico anche qui che è a Fantini qui a Cervia, che sicuramente si starà godendo delle fasi finali veramente di altissimo livello. Ha risposto benissimo la popolazione della costa della Riviera Romagnola, oggi il pienone non solo per questa finale ma anche già dalle semifinali. Comunque già da stamattina c'era un buon numero di gente sulle tribune allestite qui ai Bagni Fantini, sede storica, come abbiamo già raccontato durante questa maratona di beach volley, del beach volley in Italia, una delle case di questa disciplina nel nostro territorio. E i giocatori in campo stanno onorando il pubblico e la tradizione che c'è in questa sede. 4-3 Giumelli Seregni più 1 contro Benzi e Martino, la lotta è per il terzo posto. Adesso va Sergio Seregni a tenere alta la bandiera, il suo vessillo. Vediamo cosa sceglierà
va su Martino, che quindi avrà la possibilità di schiacciare. Invece cerca una soluzione di Fino, però scopre il lato destro del campo. È meraviglioso Riccardo Giumelli a chiudere in diagonale, morbido, il 5-3. Beh, sicuramente qui Seregni ha fatto un gran lavoro di disturbo per quello che era l'attacco appunto di Martino. È andato proprio a coprire la sua visuale, in modo tale che appunto il giocatore di Alessandria non vedesse appunto lo spostamento di Riccardo Giumelli sulla parallela. E poi voglio dire, poi ha concluso con un cut di Nocca veramente pregevolissimo Riccardo. Scusate, Matteo Martino al servizio. Davide Benzi, anzi no, ecco, primo siparietto, perché si sono scordati l'ordine in cui avevano battuto. Qualcosa già visto, esatto. Sì, tanti errori, un po' di dimenticanza, un po' di distrazione, ma è la concentrazione sull'azione che implica un po' questo errore. Grandissimo salvataggio di Benzi su una bordata. Fa partire anche lui una bordata, o meglio al 70%, come ci raccontava prima Fenili. Bisogna sempre attaccare non al 100%, anche perché ciò aiuta nel caso di risposta di rigiocare il pallone. Beh, assolutamente, voglio dire, in questo caso ha dato veramente tirato proprio una bella botta, come si suol dire, Giumelli, ma altrettanto ottima è stata la risposta appunto di Davide Benzi. E qui Martino veramente fortunato, come si suol dire, appizzica il nastro e guadagna l'esche e gli permette di andare avanti. Questo sicuramente può essere anche servizio, come abbiamo detto anche prima, tenere servizio può essere sicuramente importante. Poi però se Giumelli tira fuori questi shot lì devi contare su forze superiori ma soprattutto decide di far partire uno shot guardando l'altra parte, quindi in realtà muove la mano, il braccio all'ultimo, è lì che inganni poi il giocatore a muro, che magari poi va anche a chiudere sulla diagonale. Beh, assolutamente, voglio dire, la manualità di Ricky non è assolutamente nuova, cosa nuova in questo in circuito, anche se comunque qui forse una leggera incomprensione tra Seregni e Giumelli, che hanno lasciato praticamente mezzo campo libero a Martino, che non ci ha delizzato con uno dei suoi tipici tonfi col pallone. Colpi di cannone, insomma, esatto. Chiamiamoli così. Che si avvicina un po' di più alla definizione umana, forse umana, di quel tiro. Adesso Sergio Seregni col salto, molto bene Benzi, che poi va alla schiacciata, perfetto, tutto perfetto. E qui hanno incrociato molto bene e ha visto probabilmente all'ultimo che Giumelli si è spostato appunto per coprirgli il cut ed è andato poi a giocare questa palla vicino alla linea. Veramente, veramente un colpo all'ultimo, come abbiamo detto prima, muovi solo alla fine il polso e la mano. Adesso vediamo ancora il tentativo di Giumelli. Martino dice di non aver toccato il pallone, che ha toccato solo il nastro, e l'arbitro è di questo avviso. È di questo avviso, ma chiede comunque il responso del suo pari dalla parte opposta. Vediamo se riusciranno a trovare un accordo. Punto Seregni Giumelli. Sembra che abbia dato punto a Martino Benzi. E infatti va a protestare Riccardo Giumelli. Questa per però chiedere... è abbastanza dubbia, nel senso, Matteo era sicuramente fuori dalla rete, sopra la rete con a muro. Però il pallone è tornato indietro. Come se fosse preso dal muro. Forse sul nastro, dici. O magari l'ha toccata sotto, magari sotto il nastro può averla toccata. Ora questo poi lo potremo chiedere, meglio di Matteo forse nessun altro ce lo potrà dire. Però diciamo che questa decisione degli arbitri scontenta un pochettino Giumelli e Seregni. Qui out del pallone, siamo un po' in difficoltà perché dalla nostra postazione non si vede nitidamente la linea blu di fondo. E quindi punto per Seregni Giumelli, numero 8. Riccardo Giumelli,
vuole salire ancora sul podio in questa tappa dopo aver vinto due settimane fa. Va a salvare un pallone impossibile e va a chiuderlo e poi giustamente si lascia anche andare in qualche piccola imprecazione come gesto di sfogo. Ci sta 9-9. Beh, poi notoriamente Riccardo poi è un esempio di correttezza da sempre nei campi, anche se ovviamente le scaramucce sotto rete sono all'ordine del giorno nei momenti in cui tu ti stai giocando non solo un podio come in questo caso, ma anche comunque delle partite al campionato italiano. Poi ovviamente grande abilità appunto di Giumelli nello sfruttare quella finestra tra l'ascella di Martino e l'asta, che non è proprio da tutti riuscire a trovare un colpo del genere, soprattutto dopo aver recuperato sullo shotline di Benzi, veramente nell'angolino all'incrocio delle righe. Grande agonismo quest'oggi, ma come in tutte le partite del campionato italiano, soprattutto in queste ultime partite dove le coppie che sono arrivate sono quelle che più hanno meritato e c'è l'odore del successo, che sia terzo posto, che sia il primo comunque, e la voglia di vincere, e quindi c'è sempre grande tensione e grande agonismo in senso stretto. Seregni adesso sempre a battere, sceglie Benzi molto stretto, però la schiacciata è fin troppo comoda per Matteo Martino, ha creato un buco sul campo opposto. 11-10, nuovo avanti, ma è relativo, è veramente relativo, perché ormai si gioca punto a punto, siamo sul filo proprio dell'equilibrio, che in questo caso una giocata come quella di Martino e come questa, come quelli di Giumelli, assolutamente si stanno deliziando veramente con dei colpi da finale, perché comunque ricordiamo che anche se questo è un terzo o quarto posto, sicuramente voglio dire non avrebbero assolutamente demeritato colpi del genere, non demeriterebbero assolutamente in una finale come quella che assisteremo, cui assisteremo tra poco. Serve sempre su Benzi Riccardo Giumelli, che prende anche questo. Poi però diventa impossibile. Se gli apparecchi il tavolo, lui c'ha fame, cosa pensi che faccia? Magari con un panino già pronto. Già. Beh, diciamo che la dieta di Matteo, vedendo il fisico, comprende parecchi pasti giornalieri, quindi questo poteva essere giusto un piccolo appetizer per lui. E se i panini sono in alto, continuiamo il gioco di parole, diventa ancora più facile per Matteo arrivarci. Ma il pallone è out ora, non c'è stato nessun tocco e quindi 13-11 creano un break con Davide Benzi al servizio proprio sotto la nostra postazione. Molto importante ora questo divario, se riusciranno ovviamente a tenerlo. Ha chiamato Matteo, gli ha detto spostati al centro proprio nel momento del servizio. Ancora colloquio i due sul punto. La coppia Orange 13-12, accorciano ora le distanze quando siamo ormai vicini al momento clou di questa partita, ossia la designazione della terza classificata. Seregni di là, proprio lui a muro contro Benzi. Viene data un'invasione? Sì, un tocco a rete di Benzi. Break annullato direi qua, parità. Sì. Tra l'altro un'invasione qui che ovviamente gli arbitri sono, come abbiamo detto prima, i giudici giusti e inflessibili, però questa è un'invasione su cui forse si poteva avere qualcosina da dire, che però ovviamente hanno accettato comunque di buon grado gli atleti in quanto esempi di correttezza, e comunque Benzi nel dubbio dice vabbè, non mi avete dato il punto sull'invasione, me lo prendo adesso e vado sul match point. Non si è fatto innervosire assolutamente, e questa la caratteristica, questa che infatti è una delle caratteristiche principali di Davide, il non Sì, incredibile. Chiude così in bellezza, in grande stile. Matteo Martino ci interrompe tutti, qualsiasi cosa stessimo pensando. Assolutamente. Nella zona di conflitto, alla fine il conflitto è arrivato sul serio. Chiude sul tie break 15-13. Ha chiuso alla grande e da grande Davide Benzi e anche Matteo Martino. Grande torneo per loro, davvero gli applausi anche di due giocatori
di altissimo livello come Riccardo Giumelli e Sergio Sereni. Ricordiamo anche che comunque sia questo, questo appunto, questa tappa qui di Cervia, che sono arrivati, guarda, Martino è morto là in fondo, veramente sta esalando gli ultimi respiri di fatica proprio. E comunque voglio dire, Benzi al primo, praticamente al primo torneo con Martino, centrare un terzo posto non è proprio forse da tutti, indubbiamente aiuta.